Bella a tutti i miei slimes, qui Al, bentornati nel mio canale. Eccoci qui con una nuova reaction e signori, oggi andiamo ad ascoltare Succo di Zenzero volume 2 di Wayne Santana. Che dire, il primo capitolo non ha bisogno di presentazioni, parliamo di uno degli album più freschi usciti negli ultimi anni, nonché uno dei lavori che ha influenzato di più la scena trap italiana. Ora è uscito il sequel dopo 5 anni, in 5 anni sono cambiate tantissime cose a partire proprio dalla Dar Polo Gang, ma poi anche Wayne direi che tra i tre della DPG è indubbiamente quello che ha un po' più deluso, comunque da cui sicuramente ci si aspettava di più. È uscito questo suo lavoro che è il primo da solista ufficiale, se non consideriamo Succo di Zenzero un album ufficiale ma un mixtape, quindi direi di partire dalla prima canzone che è Bust Down. Il beat sembra promettere bene. Avevo un cazzo, ora cammino con un bust down. Freccio sopra un Lambo, il tempo non mi va bene. La mia pesti, ora il cuore a pezzi. Ok. Dentro i pezzi, che lo che, già lo sei. Ok. In exit, un po' se io e te. Guarda il pantalone riempito la tasca. Con un bust down, con un bust down. Sai che sto comprando un nuovo bust down. Quantomeno l'intro promette bene, almeno a livello di sound ci siamo, si avvicina un po' a quelle vibes a cui ci ha abituato con Succo di Zenzero, mentre per quanto riguarda il testo non mi ha fatto impazzire. Ora non voglio criticare il testo di Wayne Santana, quello che intendo dire è che mi è sembrato in generale un po' generico, un po' le solite rime, le solite chiusure, quindi lì secondo me si poteva fare di più, però il sound per il momento, per quanto mi riguarda, promette bene, mi piace. Andrei con la seconda che è Dance Floor con San Giovanni. Dove vuoi andare? Dove vuoi andare? Tra le luci del dance floor ti voglio adesso. Madonna mia. Siamo in sei tacchi stasera, ti fanno più donna, mi piaci sei vera. Delle volte mi innamoro di questo, stammi vicino che se no mi perdo. Si capisce dal mio sguardo che tanto sembra come il cielo stellato. Dimmi dove vuoi andare? Tra le luci. Allora, San Giovanni ha fatto meglio di quanto mi aspettassi e direi che per certi versi ha spaccato anche di più di Wayne. Per il resto il pezzo in generale non mi ha fatto assolutamente impazzire, altro che non ci azzecca un po' nulla con il mood un Succo di Zenzero, nonostante magari quelle influenze proprio se le dobbiamo andare a cercare, un po' vapor ci sono, ma ripeto, proprio se le dobbiamo andare a cercare, il ritornello è salvabile, forse, tutto il resto no. Andiamo con la prossima, SUV con Mischeta e Pyrex. No snitch, nel click, no bad, bitch, faccio beef, bello. Prio nel motivo per le hills, metto le cose dentro al SUV, a capo. Ok. Lui sa fare il continuo, mi scopo un tonto. 10 in matematica, visino tipo rondo. Nata per questa strada, deve pulire il saldo nero. Uno squillo e scendo giù. Arriva il pacco e torno su. A capo fa tutto, tutto rotolo. Piccolo bimbo negro con mi chiri culo. Io e i miei amici siamo quattro polli. Anche solo che siamo quattro polli pieni di soldi. Dai, questa è carina, niente male. Un po' una canzone così, che ha chiaramente influenze un po' techno, un po' dance. Secondo me Mischeta e Pyrex, mi sono piaciuti di più di Wayne, che però fa un bel ritornello. Cioè, più che bel ritornello, ti entra in testa, secondo me, è inevitabile. Quindi magari, nonostante, non lo so, non è proprio il sound che mi aspetto da Succo di Zenzero volume 2, però questa differenza di dance floor la salvo, perché ci sta, è carina. Passiamo alla prossima, Egoisti con Fred De Palma. Siamo rimasti soli. Porca. Come due egoisti, siamo rimasti soli come due egoisti. No, vi prego. Porco due. Ora non ci penso, sto fumando, non esisti. Ma che cazzo è? Sono parte e mi vede come un quadro. Stringi tra le mani come un rosario. Non è possibile, non è possibile. Farò finta di non aver mai ascoltato questa canzone. Per quanto mi riguarda, non è mai esistita, non fa parte di Succo di Zenzero volume 2. Ma quello che mi chiedo, quando Wayne ha fatto il post su S Magazine descrivendo la canzone come un pezzo reggaeton, aspettate che me lo vado a leggere proprio il post. Fred è arrivato in studio con una strofa che io l'ho guardato e ho detto: questo è un mostro. L'ha scritta veramente in poco. È un pezzo molto chill, che ha quella componente vapor.
Dove cazzo è la Vapor? Dove cazzo è il Chill? Dove cazzo è un mostro Fred De Palma? Dove sono? Nel metaverso? Mi sono trasportato in un altro universo? Che cazzo è sta roba? Basta, non voglio spendere un'altra parola. Andiamo alla quinta traccia, Minchia. Minchia, non posso avere un'infame famiglia. Brilla, boss, chiedo la mano a sua figlia. Sai che ho più di un amico che è uscito da lì. Ok, torna sulla faccia alla street. Va bene. Passo la tua testa di ca. E chi è Rondo? Fieri, fieri tutto l'anno. Caga solo a Capodanno. Stavo pensando soltanto al denaro. Baby, lo sai che sono siciliano. Firma, compro terreno e ci faccio una villa. Barabacci, cicocò. Questi soldi a chi li do? Senza chiedere più. Cringe. Ho il conto grasso, lo chiamo Cicci. Sto vincendo. Va bene. Parli troppo, bla bla bla. Di questo pezzo salvo più che altro l'idea, perché Wayne ha origini siciliane e questo pezzo magari con questo sample poi su cui ci hanno costruito proprio un beat ricorda un po', insomma, le sue origini. Per il resto è rappato in maniera abbastanza basic, cioè non è che me lo riascolterei, qualche barra un po' cringe. Ripeto, salvo l'idea, ma la realizzazione lascia un po' a desiderare. Bad Vibes con Sad Baby, prossima traccia. Ok. Va bene. Non rispondo più alla. Vabbè. Non rispondo più. Ehi. Non rispondo più al telefono. E ti chiedi perché siamo cresciuti in mezzo a cose che non dovresti. Ho smesso con quello schifo. Mi sento bene, sono ripulito. Ehi. E non rispondo più a questi spacci a morte. La vita ti dà quello che ti toglie. Ci sta. Carina l'idea di provare a fare qualcosa di un pochino diverso dal solito. Magari Wayne Santana, sai, uno pensa subito a una trappata, comunque una canzone in stile 2016, invece è una cosa leggermente diversa. Sono contento per la presenza di Side in questo album, perché secondo me non era né una cosa impossibile ma nemmeno così scontata, quindi sono felice che insomma abbiano fittato. Il problema di questo album fino adesso è uno, secondo me, è che bene o male, vabbè, a parte Egoisti, che ripeto, una traccia che per me non esiste, in ogni canzone sento che i fit abbiano eclissato Wayne. Qui lui lo troviamo più nel fare il ritornello, la parte più musicale, sai, però come attaccato nel rappare nella sua strofa, beh, è un altro livello a mio avviso. Prossima canzone, Roxanne. Va bene. Non mi dire cosa devo fare, devo fare. Tu mi spezzi il cuore come Roxanne, come porco Roxanne. Due, oh. Ne stacco un'altra dal blister per non essere triste, non pensare più a te. Spesso mi chiedo cosa sia successo. Ok. In un mare di squali e puttane, ne sono uscito pieno di collane. Porco due, oh. Dimmi l'amore cos'è, cos'è. Un altro skip assoluto. Cioè, non vi saprei dire se Wayne Santana è la Sad. Cioè, siamo a quei livelli, quindi magari la canzone in sé può prendere a quel ritmo anche quella base che ricorda un po' magari Blinding Lights di The Weeknd, però... Porco due, non ho altre parole per descriverla, quindi andiamo avanti con Monty, dove ci sono Tony F e Pyrex. Susa, 10.000 su una stripper, 10.000 Mister, pistola sempre in vista, la mia scarpa è sempre bianca. Ehi. Monty è rione madre puta. No, questo ritornello, no. No, 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 non ci posso credere. Fuori sono un bel tipo, però dentro faccio schifo. Dark polo, gang bang, bitch fottuti, sex beat. Metto sul fuoco, sui fornagli e le padelle di Stavo per dire la prima che mi è davvero piaciuta di questo album, ma a mio avviso il ritornello rovina tutto. Ha un mood molto trap, molto dark, soprattutto per la prima strofa di Tony, ma anche quella di Pyre. Questo ritornello pare il cazzo, non ci azzecca assolutamente nulla a mio avviso, e confermo ulteriormente la mia teoria del fatto che ogni feat sta eclissando completamente Wayne. Quindi boh, andiamo avanti con Fuck Love. Tu che ne sai di me, non hai capito chi sono. Sono tutte uguali, sono tutte uguali. Ora che non sto più con te. Ma sono le sigle dei cartoni animati. Ma è la Sad. Santana, la tua ragazza mia, ma no. Mi volevi morto, ma sono immortale, non puoi farmi male. Porco schifo. Nuovo trend, nuovi rex, vivo meglio senza te.
Non so che dire, cioè non so che dire, sto pensando a lungo su cosa devo dire, ma non so che dire, perché io non avevo hype manco per il cazzo, però ne manca fa così, cioè i singoli, tralasciando Egoisti che vabbè proprio reggaeton, mi sembrano uno uguale all'altro, e tralasciando anche Minchia che era tutta particolare, cioè non lo so, lo sto sentendo molto ripetitivo, alla fine succo di zenzero, sperimentazione, ha fatto tutto un pippone sui post di Instagram, sulle stories, e alla fine, cioè ste canzoni hanno comunque un sound che è ricopiato da altra roba oltreoceano e boh, a livello di sperimentazione fino adesso non ci ho sentito un po' un cazzo. Andiamo avanti con Tokyo Drift, con Taxi B. L'orecchio, lo muerto di sorte. Madonna. Ok. Ok. Bello. Gioca a golf, prendo trip sopra uno yacht, può essere me, ma non si può. Fuck te, non tocchi ciò che è mio. Forse è il momento di correre. Oh sì, non ci vuole assai, carina, ci sta. Io ho un problema con Taxi perché ve lo giuro che ultimamente come non mai proprio mi dà fastidio quando grida sulle canzoni. Mi dà fastidio, all'inizio mi piaceva come cosa, ma siccome sa fare anche strofe insomma più rappate in maniera normale, cioè normale, basta che non grida perché mi dà fastidio una certa. È un problema mio magari. Wayne fa una bella strofa, non ci vuole tanto. Più che altro una delle poche canzoni dell'album fino adesso in cui non dice le solite quattro minchiate con un flow banale e un testo altrettanto banale se non di più. Finalmente c'è qualcosa di un pochino più ricercato, ma non troppo, un pochino. Andiamo avanti con Euro con Mambo Losco. Sold out dates, flow di sold out dates. Lil Baby e Gunna Down. Non perdo tempo, no vita per buon. In testa c'ho solo il logo degli euro, logo degli euro, logo degli euro. Tieni te caduto questo, immagino da come parli che ti cala spesso. Qualcosa di diverso. Sto facendo faccende, bitch. E le farò per sempre, bitch. Guardami negli occhi, c'ho il logo dell'euro. Mio fratello invece ha quello dei dollari. Voi non siete real. Non foto con voi, piuttosto foto solo. La canzone ci sta, non ha un sound malvagio e quindi vi direi che andrebbe anche bene. Se non fosse che piuttosto di ascoltarmi una cosa del genere, io personalmente mi ascolto Sold Out Dates di Lil Baby e Gunna, visto che il beat è praticamente identico. I flow sono identici, solo in un breve tratto Mambo ha cambiato un po' il flow. Quindi, ripeto, non è per cattiveria, ma proprio per una questione mia. Magari uno che non ascolta rap americano può ascoltarsi questa e gasarsi, però io non trovo proprio il senso di ascoltarmi una roba presa, copiata e incollata da un'americana. Cioè, mi ascolto quella originale, per carità. Andiamo avanti con Rimowa con Draft Gold. Fanculo è la mia ora. Ho comprato una Rimowa. Va bene. Lo so che vuoi essere un po' come è una valigia. Non ci riuscirei mai. Parlano tutti male della gang. Prendi una stella anche dentro una cella. So che mi guardi e dentro ti brucia. Ehi. Fanculo è la mia ora. Bello il ritornello. Se mi odi sei un idiota. Sei un idiota. Mister Lova Lova. Ehi. Ho comprato casa nuova. Nuova droga per i broda. Di collezione. Ehi. Il mio capo d'alta moda. Fanculo è la mia ora. Resto qui per la zona. Probabilmente fino adesso la canzone che più mi è piaciuta dell'album, in tutto il suo complesso, diciamo che dal primo all'ultimo secondo, è la più discreta. Grazie Draft Gold per aver salvato questo album. La produzione l'ha fatta B-Dope e tra quelle che abbiamo ascoltato fino adesso credo che sia la mia preferita, ma il fatto che sia un type beat di Lil Uzi Vert per Playboi Carti la dice lunghissima su quanto anche le produzioni di questo progetto non si avvicinino minimamente al nome di Succo di Zenzero e a quelle del primo volume. Andiamo avanti con Zonda. Moonwalk in Milano, ora a casa all'ultimo piano. Oro come un musulmano. Parli male della Dark, ti veniamo a prendere. Era casa, stavo in street con i G, guardami ora. Sei condigliano. Ma perché dovete rovinare ogni traccia? Ma non è male. Sei condigliano. Da quando ero petio non ho ferri in mano. Con un picca parancio nero posate in porcellana. Va bene. Ero un ragazzino povero, vestiti rotti. Sei condigliano. Pezzi di merda col ferro nella ferragamo.
Beh, dai, diciamo che a leggere i nomi mi aspettavo molto di peggio. Cioè, in realtà io di Neves non ho mai ascoltato nulla, Rove qualcosina, ma non mi fa impazzire. Però nel complesso non è uscita una cattiva canzone. Anzi, il ritornello a primo ascolto ho detto no, hanno rovinato pure questa. Però in realtà devo dire che ci sta, ci può stare. Non mi ha fatto impazzire, però ci sta. Per il resto anche le strofe di Wayne, e penso che quello che abbia rappato sia Rove, mentre il ritornello l'ha fatto Neves, non sono male. Quindi low key devo dire che si salva, è tra quelle che si salva. Prossima traccia, Vestito Rosa. Vestito rosa Malibu. Ehi. Pezzi da 20 ho le dita blu. Con serpi come te non ci parlo più. Ehi. Dark. Bello. Vestito triplo 7, ok, mi sento Kanye West, ok. Vestito bello rosa, il ritornello. So che non te l'aspettavi, lo so. Gente para. Ehi. Restano i morti della mala. Figli di puttana. Insieme a Rimowa, queste due sono le uniche, a mio avviso, che si avvicinano davvero a quell'immaginario di Succo di Zenzero, sia a livello di sound, ma anche a livello proprio di canzone, cioè proprio di quanto è bella. Bella produzione di Luigi, ti seguivo da quando schiacciavi i funghi con Mario. No, bugia, non so minimamente chi sia. Infatti è successo un po' un meme nel mondo dell'internet quando abbiamo visto undicesima traccia prodotta da Luigi. Chi cazzo è? Palesati. Comunque, veramente bel beat, ci sta. Marmellate, la prossima traccia l'abbiamo già ascoltata, quindi vi lascio il link in descrizione perché l'ho reactata, e jumpiamo direttamente all'altro, che è Santana. Stupido rapper mi fa il bite. Santana. Ok. Per uccidermi vi servirà un miracolo. Col cazzo nella moda, nell'arte e nella droga. Lane colorate, sembra che vendo frutta. Bag di cash dentro borse di Hermes. Qua il mix non mi è piaciuto. Stupido rapper mi fa il bite. Boh. Sto troppo alto, non ti vedo. Bella anche quest'outro, me lo potevi dire prima, iniziavo dalle ultime canzoni a fare sta reaction. No, vabbè, comunque un outro molto glory, la produzione mi ha ricordato un sacco un po' proprio tutto quel mood di Chicago drill. Anche questa fatta da B-Dope è incredibile, cioè questa, l'altra di B-Dope e quella di Luigi della penultima traccia, no, della terzultima in realtà, sono state poi le produzioni che mi sono piaciute di più. Posso dirvelo già adesso, sono queste tre le canzoni che probabilmente mi riascolterei. Che dire di tutto il progetto, ragazzi? Io ve lo giuro, avevo zero hype, zero spaccato, ma perché lo sapevo, Wayne in questi anni onestamente non ha tenuto il livello che ha avuto nel 2016 e di conseguenza mi sembrava difficile che droppasse un album fatto bene, soprattutto quando poi vai a fare il secondo capitolo di quello che è stato un capolavoro. Il rischio qual è? Quello che non sarà mai a livello, e questo è proprio quello che è successo con questo Succo di Zenzero volume 2. Lui non è per nulla in forma come quello del 2016, e non parlo tanto di fare canzoni trap, di fare canzoni vapor, ma anche quelle hit commerciali sono ripetitive, sono banali, sono scontate. Le produzioni, non tocchiamo questo tasto perché non c'è un cazzo di Succo di Zenzero per quanto riguarda le produzioni. Si sente la mancanza di Luke, ha prodotto solo una canzone, l'executive producer è Drillionaire, e non capisco, credetemi, non capisco il perché di questa scelta. Quindi per me questo Succo di Zenzero volume 2 è stato una cagata pazzesca, ma questo è solo il mio parere specifico. Sto esponendo le mie critiche in maniera educativa, non voglio offendere nessuno, né chi ha lavorato al progetto, né tantomeno chi l'ha ascoltato e gli è piaciuto. Magari esagero un po', ma sto solo esponendo il mio pensiero. Voi cosa ne pensate invece? Eravate in hype? Avete una traccia preferita? Lasciatemi un commento qui sotto. Se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un mi piace, se non lo siete iscrivetevi al canale, mi raccomando. Se lo siete già, attivate la campanellina, condividete questo video con quanta più gente volete e potete, e noi ci vediamo ad un prossimo slap. Ma vaffanculo, dai.